qualcuno dirà la serie è diversa, però questo non conta. Tra l'altro ci sono 10.000 persone che seguono la cosa. Un pensiero veloce che ieri il Presidente non è d'accordo, però proprio ieri lo stavamo dicendo, cioè che io credo, dobbiamo dire grazie a questa proprietà, perché effettivamente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, noi siamo messi nelle condizioni di lavorare al massimo, ci hanno dato degli strumenti che effettivamente per un campionato e a livello di questo genere sono strumenti importanti, e quindi io la riflessione di questi giorni che mi dà una soddisfazione più bella è che io credo che fossero venuti altri responsabili, altre persone di calcio, il risultato sportivo probabilmente lo portavano a casa 9 persone su 10, però è il modo e il come è quello che stiamo vivendo, cioè quel, il merito che do a questi ragazzi non è tanto vincere il partito, perché è importante, però quello che hanno ricreato a livello di entusiasmo, a livello di empatia, a livello di partecipazione, perché non era così scontato, e credo che la testimonianza che hanno ogni domenica quando giochiamo in casa e ogni settimana quando andiamo in trasferta, cioè basta vedere le immagini di, anche dell'ultima partita d'Alto Vicentino, leggere sul giornale quello che è successo dopo la partita, cioè che le tifoserie erano insieme, si fanno i complimenti. Ho vissuto una partita che dal punto di vista sportivo era una sfida importante, anche di tensione, di aspettative. Credo che questo vada a merito di questi ragazzi, perché non, oltre a essere bravi, veramente hanno capito quello che significa o quello che vogliamo noi far calcio in questa città, in questa realtà. E oggi, ripeto, io non so neanche che fossero qua, però vedendo così tanti numerosi mi dà ancora la conferma che abbiamo scelto prima le persone che i calciatori e non abbiamo sbagliato. Un po' come fuoco, all'inizio degli anni 90, sono finiti gli anni 90. Facciamo una cosa, se sei d'accordo, perché poi so che loro si devono andare a allenare e non li voglio bloccare, che quello è il primo obbligo professionale. Io chiamerei Diego Bonavia, che è responsabile della C-Omnibus, che consegna a Lorenzo Minotti e ai ragazzi del Parma il quarto premio, un nome purtroppo molto importante, che è quello di Morosini, e questa università secondo me dimostra anche attenzione e l'accordo con l'associazione calciatori lo dimostra, quindi diamo il quarto premio Morosini a Lorenzo Minotti e ai ragazzi del Parma, li chiamiamo ok, facciamo con Lorenzo, andiamo in campo, sì, chiamiamo, sì, sì, chiamiamo loro, sì, dai, sì, certo, certo. Ci auguriamo che qualcuno di loro che possa partecipare e seguire qualche lezione, cioè, è tutto arricchimento. Prego, prego ragazzi, consigliamo il premio. Guarda che bella rappresentanza, sì, qua, guarda, sì. Questa bella rappresentanza, io Matteo, scusi, dopo tante belle parole, intanto grazie, volevo semplicemente dire il motivo per cui siamo qui, il ringraziamento che al Parma, ringraziamento a tutti i ragazzi, perché essenzialmente il premio Morosini, sapete, è inutile che stia qui a ricordare la triste vicenda di Pier Mario, un ragazzo che è morto sul campo di calcio, l'Associazione Italiana Calciatori ha voluto sempre ricordare questo ragazzo, perché purtroppo dagli eventi negativi magari si possono trovare anche degli spunti positivi. Nel caso specifico è stata fatta dalla ONLUS, che io rappresento in qualità di presidente dell'Associazione Italiana dei Calciatori, è stato fatto questo premio dove ogni anno, è la quarta edizione, cerchiamo di premiare dei ragazzi che si sono particolarmente, o delle entità che si sono particolarmente contraddistinte nel mondo del calcio. Abbiamo premiato i primi anni Bernardo Corradi, il secondo anno Natalino, il giocatore dell'Inter che purtroppo ha dovuto smettere di giocare per un problema cardiaco. L'anno scorso Simone Barone e 5 giocatori del Sassuolo. Quest'anno all'unanimità veramente il Parma è stato scelto perché è un esempio di purtroppo di fallimento nel senso tecnico del termine e di rinascita immediata. Io vengo da Padova e Parma sono purtroppo anche legate da un punto di vista sportivo e anche di nomi tristemente noti che hanno fatto la sfortuna di due società di calcio, due piazze molto importanti, ma la rinascita, io quello che mi sento di augurare al Presidente, quello che mi sento di augurare a tutti i ragazzi, spero sia identica. Il Padova l'anno scorso, il primo anno di Serie D, dopo purtroppo sapete le retrocessioni che ci sono state, ha vinto il campionato. Il Parma è lì per vincere questo campionato e per ritornare dove merita. Credo che Lorenzo abbia
sicuramente detto la cosa più importante. Io da ex calciatore ho avuto la fortuna di vincere tanti campionati in tutte le categorie e devo dire che vincere non è mai facile. Per i ragazzi entrare in campo portano una maglietta importante, le altre squadre, è inutile dirlo, lo sappiamo, una banalità, quando giocano contro il Parma giocano contro una squadra da battere, contro una tradizione e qualcosa di importante, quindi raddoppiano tutte le forze. I ragazzi sono straordinariamente bravi e credo che il loro merito sia essenzialmente quello che ha evidenziato Lorenzo giustamente, quello di aver creato un entusiasmo a Parma che va al di là dei risultati. Questa è la motivazione del premio Morosini che io ho la fortuna e l'onore di consegnare al Parma. E in bocca al lupo. Di nuovo. Ciao. 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 Ciao